Comune di Vicenza definitivamente i ferri corti con il nuovo gestore dei parcheggi in città. L'amministrazione, dopo la risposta alle sue sollecitazioni, ha deciso di applicare la penale, dato che ha ritenuto la risposta di GPS S.p.A., il colosso piacentino che gestisce da un anno le aree di sosta, insoddisfacente ed incompleta. Ad inizio agosto il sindaco Possamai aveva inviato alla società aggiudicataria della gestione della sosta in Vicenza e città, dalla fine dell'estate del 2022, una nota dettagliata richiamandola a portare a termine gli investimenti nei tempi previsti, pena una possibile penale pari a 1000 euro al giorno fino a 90 giorni di ritardo o in extremis ratio la risoluzione del contratto in caso di superamento del 90° giorno. Il 30 agosto è pervenuta quindi la nota di GPS in risposta al sollecito del Comune di Vicenza. GPS in sostanza ha preso tempo chiedendo l'attivazione di un tavolo tecnico che spiega il Comune in una nota è già operativo fin dalla presa in carico della gestione del servizio da parte dell'azienda piacentina, al fine di definire le possibili modalità di programmazione. L'amministrazione ha dato disponibilità per proseguire con il tavolo tecnico già dalla prossima settimana, ma ritiene la risposta di GPS insoddisfacente ed incompleta e si riserva pertanto di procedere all'applicazione della penale.